È un momento particolare sicuramente perché stiamo finalmente, vediamo la luce in fondo al tunnel per quanto riguarda questa pandemia. Diciamo che un po' per analogia è un po' come 75 anni fa, come hanno avuto i nostri antenati dopo la guerra, la forza di ripartire, di mettersi insieme con determinazione, voglia e coraggio. È la stessa cosa che dobbiamo fare noi, perché oggi dopo questa pandemia dobbiamo ripartire con forza, determinazione, coraggio. Lo dobbiamo alle tante attività economiche, ai tanti artigiani, lo dobbiamo soprattutto ai giovani. C'è voglia di ripartenza, c'è voglia di normalità. Lei che è un po' la polso della situazione, girando anche per le strade impervie anche di alcune zone del Sannio, la popolazione come sta reagendo? Ma la popolazione in questo momento, diciamo, è stata sicuramente provata e corretta nello stesso tempo. E come dicevo, cioè, oggi c'è bisogno che vi siano investimenti pubblici e il governo, le istituzioni siano vicino ai cittadini per ripartire insieme, perché un anno di difficoltà fino ad oggi è veramente dura da sostenere, e solo insieme, con la vicinanza delle istituzioni e con la capacità e la voglia di tutto il popolo italiano, possiamo ripartire.